Così, qua. KTM 660 2003 SMC. Provo a togliermi gli occhiali, ma troppa luce, devo rimetterli. Sono appena sceso dall'ultima sgommata. Due parole per raccontarvi di questa moto. Ormai è una moto vintage, ai tempi era anche considerata piuttosto racing. Come vedete a Krapovic, impianto frenante maggiorato, ruote 17, avviamento a pedale. Questa è una cosa che la contraddistingue perché non parte facilmente, c'è da dare una bella pedata e sperare di non ingolfarla, come mi sono ingolfato io a dirlo. Se la ingolfi c'è veramente da best, ok, avete capito. Però se sei in grado di dargli una bella pedata subito con la giusta grinta, lei parte e poi via al divertimento. È una moto con l'assetto originale, gomme stradali, tutto completamente originale. Sinceramente mi sono divertito moltissimo a derapare, anche se dopo qualche derapata la frizione ha cominciato a non rispondere più bene ed era, il saltellamento era immediato, anche per il fatto che il mono comunque non è preparato e non copia benissimo le asperità del circuito, dell'asfalto, della superficie. E quindi dopo un po' cominciava a saltellare sempre di più e era praticamente impossibile riuscire a derapare. Però le prime derapate le ho fatte in maniera piuttosto sciolta. Molto bene la guidabilità, chiaramente il peso si sente perché pesa a secco 160 kg. Impennarla ci si riesce bene, anche se questa in particolare a livello di carburazione ha qualcosina da rivedere, visto che quando la tiravo su tendeva un po' a spegnersi, quindi andava rimessa giù subito, cioè quantomeno scendeva lei da sola. E nulla, ho sgommato, derapato, impennato, mi sono divertito. Spero che questa prova sia interessante e ciao da Tobiano.